Perso il governo, Mariano Rajoy in Spagna si commuove e dice: lascio per sempre la politica. Intanto il nuovo premier, il socialista Sánchez, prepara la sua squadra. Ci saranno molte donne. Filippo Golia. L'avvicendamento al governo della Spagna procede a passo spedito, lo stesso con cui il nuovo premier raggiunge i giocatori della nazionale spagnola che giocheranno il mondiale in Russia e suggerisce un parallelo tra la difficile impresa calcistica e le difficoltà che lui stesso dovrà affrontare. Il suo partito socialista dispone solo di 84 seggi su 350, gli altri voti andranno cercati da Podemos e dai partiti indipendentisti, con un governo che però si annuncia giovane e declinato al femminile. La lista dei ministri non è ancora ufficiale, ma vicepremier, con delega alla parità di genere, dovrebbe diventare Carmen Calvo, esperta di diritto costituzionale. Alla sanità potrebbe esserci Carmen Montón, responsabile del settore sociale del Partito Socialista Valenciano, mentre all'ambiente andrà Teresa Ribera, che si è già occupata di cambiamento climatico. Intanto sul voto di Mariano Rajoy, il duro che ha soffocato la rottura costituzionale catalana, compare un'ombra di commozione, mentre annuncia il ritiro non solo dalla guida del Partito Popolare, ma dalla politica dopo 40 anni. A destra avanza la stella recente di Alberto Rivera del Partito Ciudadanos, insieme a quella storica di José María Aznar, il predecessore di Rajoy, che intanto esce tra gli applausi dei suoi.